Gol stagionale, anche un gol bello che però non è servito all'Arezzo per conquistare i 3 punti alla vigilia. Sarete questa una gara da vincere perché l'Arezzo non ci è riuscito. Tutta la settimana che diciamo, forse ancora più partite, che diciamo che in casa dobbiamo ottenere risultati migliori di quelli che stiamo facendo, perché ci facciamo rimontare sempre, nonostante si lavori duro giorno dopo giorno, si sta sul campo con il mister, però sicuramente sono disattenzioni nostre e ci dobbiamo dare una svegliata perché stiamo buttando via un campionato che secondo me. Cioè, ci meritiamo questo posto, ma per la squadra che c'è, che abbiamo, no, secondo me. Ecco, la tua è un'analisi anche molto schietta. Cos'è allora che manca a questa squadra? Una questione mentale, soprattutto in casa. Appunto, tu hai ricordato il fatto che tante volte non riuscite a gestire il vantaggio. Anche oggi, chiaramente, l'1-1 è nato da una situazione evitabilissima. Sì, guarda, sono sincero, non saprei che dire perché. Ci facciamo sempre rimontare, non so se è una cosa mentale, fisica no perché abbiamo corso come dannati fino al 90, 90, quanto so, 98esimo, non so, fino a che minuto abbiamo giocato. Credo che sia una cosa mentale, o quando andiamo in vantaggio abbassiamo la concentrazione, però non ce lo possiamo permettere perché siamo in classifica, siamo dove siamo. E quindi io sono rammaricato moltissimo perché secondo me. Continuo a ripetere per la squadra che abbiamo noi, cioè non possiamo stare in questa classifica. Le concentrazioni però c'è stata quasi anche una mezza risposta, nonostante l'uomo in meno nella ripresa la Lupa Roma non si è vista quasi mai dalle parti Baiocco. Ripeto, magari andiamo in vantaggio e la concentrazione si abbassa, poi magari ci fanno gol e noi ci riaccendiamo come una lampadina e diciamo no, dobbiamo, però è tardi. Perché poi ci sta a volte la sfortuna, a volte sbagliamo noi, a volte salva la palla sulla riga e stiamo commentando una partita che secondo me dobbiamo vincere. Cioè, ma no, 2-1, cioè, loro il gol nemmeno lo devono fare. Cioè, noi dobbiamo chiuderla il primo tempo e ripeto, stiamo parlando adesso di un'altra partita. Grazie.